L'Avis di Podenzano ha premiato i suoi donatori benemeriti durante l'annuale festa sociale, un momento per esprimere gratitudine a chi dona il suo sangue e per invitare nuove persone a far parte della grande famiglia Avis, a fare un gesto quindi di solidarietà nei confronti di chi ha bisogno di trasfusioni di sangue. Domenica pomeriggio, dopo la messa celebrata dal parroco Don Fausto Arrisi, ci si è trasferiti all'auditorium comunale per le premiazioni. Quest'anno i benemeriti sono stati 49. Tra loro anche il sindaco di Podenzano Alessandro Piva, che ha da poco iniziato la sua carriera come donatore, e Alide Oro Boncoidi, attuale vicepresidente della sezione Avis di Podenzano, arrivato alle 120 donazioni e che quindi si è meritato il massimo riconoscimento, il distintivo in oro e diamante. Una bella testimonianza la sua, soprattutto per i giovani, fondamentali per garantire la continuità. Dall'età di 18 anni che dono, sono contento e fiero di aver raggiunto questo traguardo perché so di aver aiutato molte persone che avevano bisogno e continuerò a donare anche perché per incentivare i giovani, perché i giovani devono continuare a donare, che è una cosa bella donare, perciò dico ai giovani che c'è Avis Giovani e che donino, che è bello. La giornata è stata l'occasione per fare un bilancio dell'attività di Avis a livello locale e provinciale. Ad oggi ci sono 463 donatori, tra i quali già da quest'anno, nei primi 8 mesi dell'inizio dell'anno, abbiamo già avuto 22 di unità. Speriamo che anche che questi proseguano la loro attività verso la donazione di sangue. Abbiamo avuto, con molto, molto orgoglio, lo dico, anche delle riammissioni, ciò vuol dire gente che si è dovuta fermare per svariati motivi e per i quali adesso, per fortuna, comunque sta in salute, è riuscita a riprendere e a dare il suo gesto così importante per tutta la collettività e soprattutto per i malati. Quest'estate le donazioni sono in leggero calo dovuto al calo estivo fisiologico, ma anche l'uso del sangue è diminuito e quindi abbiamo fatto fronte a tutte le necessità. Questo comunque non ci autorizza ad abbassare la guardia. Per questo stiamo lavorando con i più giovani nelle scuole, con gli uffici del provinciale, con Mina Sibra e in collaborazione con tutte le sezioni comunali. È importantissimo alimentare la base dei donatori, quindi anche con il gruppo giovani. Noi andiamo avanti, abbiamo un gruppo giovani provinciale che è aumentato in questo anno e mi fa molto piacere. Invitiamo tutti i ragazzi della provincia ad aderire al gruppo di Avis provinciale e al gruppo giovani.